Bella a tutti Dardano ragazzi e Mosoccazzi, ben ritrovati su Warframe e oggi vi voglio raccontare qualcosa sul Frost. Sì, è il Warframe che io utilizzo, l'ho cercato dall'inizio oltre all'Oberon che ho costruito anche quello ormai ragazzi, voi lo sapete bene, ma utilizzo il Frost perché mi piace di più a livello sia offensivo che difensivo, nel senso che l'Oberon ha molti poteri curativi. Però io prediligo il Frost e oggi vi voglio parlare appunto di questo Warframe. Per ottenerlo non dovete fare altro che affrontare il boss di Ceres, che è il tenente Lekkryll. Per affrontare Lekkryll è importante utilizzare una buona tattica. Quella più normale è rimanere nascosti, se non si è particolarmente forti, e colpire esclusivamente alle sue spalle, perché ha lo strumento appunto da cui derivano i suoi poteri appunto di ghiaccio, che deve essere colpito a ripetizione in maniera tale che si congeli, che si blocchi lui stesso, e nel momento in cui viene congelato subisce danni, quindi potete in quel momento colpirlo e danneggiarlo. Se ci fate caso, colpendolo prima che sia congelato subisce 0 danni, quindi è inutile che state lì a massacrarlo, a sparargli addosso, è totalmente inutile. È un po' come se doveste sparare alla tanica di un lanciafiamme, dovete sparargli alle spalle e far sì che quel coso si sovraccarichi e lo congeli. Durante il combattimento ci saranno anche altri nemici, quindi fate molta attenzione perché tra l'altro non sono di livello proprio bassissimo, quindi dovete avere delle buone armi per fronteggiare sia il boss che i nemici. Nel video che state vedendo naturalmente io sto un po' più avanti rispetto a quanto lo ero nel momento in cui ho affrontato questo boss, quindi ve lo dico per esperienza, io ho affrontato la tattica di nascondermi e uscire fuori solo per colpirlo nel momento giusto. E quindi come potete vedere, ecco qui, si ottengono i pezzi di questo Warframe semplicemente uccidendolo più e più volte, quindi otterrete elmo, sistemi e chassis, e poi per costruire definitivamente questo Warframe avrete bisogno di acquistare il relativo schema nello shop, quindi andrete lì e lo comprerete. Ci vorranno i canonici 3 giorni per costruirlo, però alla fine avrete il vostro Frost. I poteri del Frost sono 4: un singolo colpo di ghiaccio che è in grado di congelare tanto un nemico come un gruppo di nemici se sono abbastanza vicini, quindi li rallenta e gli fa subire danno da ghiaccio per l'appunto. Oppure è possibile anche sparare questo colpo sul terreno e congelare chiunque ci passi sopra, naturalmente finché appunto il congelamento del terreno non scompare, non ci vuole tantissimo, neanche pochi secondi insomma. Tenete presente che lo stesso colpo di ghiaccio danneggia immediatamente il nemico che viene colpito, quindi se vi interessa potete utilizzarlo anche come colpo di grazia. Poi c'è l'onda di ghiaccio, come abbiamo visto, che serve a congelare tutti quanti i nemici nell'arco frontale, perciò tutti coloro colpiti verranno rallentati se non uccisi sul colpo, perché è un attacco veramente forte. Il terzo potere, che è uno di quelli che utilizzerete più spesso e vi consiglio di utilizzarlo durante soprattutto missioni di difesa o nel momento in cui avete bisogno di fornire copertura o a un oggetto o a una persona o a un gruppo di persone, si tratta della sfera di ghiaccio. Ne potete anche creare più di una, quindi non temete, una volta creata una sfera ne potete fare anche un'altra simultaneamente in un altro posto, ed ha la particolare funzione di rendere praticamente invulnerabile chi è dentro la sfera, nel senso che tutti i colpi provenienti da fuori, sia alleati che nemici, non riescono a penetrare la sfera. Quindi se un nemico entra nella sfera e voi sparate da fuori verso l'interno, lui potrà colpirvi ma voi non potrete colpire lui. Viceversa, da dentro verso fuori potete colpire chiunque vogliate. La sfera, oltre che uno scopo difensivo, quindi blocca i colpi, ha lo scopo di rallentare chiunque sia nemico che entri all'interno di essa. Perciò se un nemico riesce a superare la sfera andrà lentissimo e vi darà la possibilità di colpirlo e di ucciderlo senza starvi a preoccupare troppo dei suoi attacchi. La sfera ha una certa durata, che non è una durata di tempo ma bensì una durata di punti vita. I punti vita della sfera più vicina li potete vedere proprio nella lista delle vostre abilità. Quando quel punteggio raggiunge lo 0, la sfera salta, si distrugge, quindi ne dovete creare immediatamente un'altra. Tenete presente che potete farne anche una sull'altra in maniera tale che quando una si sta per rompere gliene fate immediatamente una sopra, senza aspettare che l'ultima che avete fatto appunto si rompa, quindi rischiando che il vostro bersaglio o il vostro
strumento da difendere o il vostro amico perda punti salute. Un'altra cosa interessante è che colpendo con il colpo di ghiaccio la sfera, la potete far esplodere e chiunque si trova dentro di essa o nei paraggi verrà buttato a terra, cadrà a terra e subirà appunto danno da congelamento. L'ultimo attacco è la valanga, che è appunto il più violento, se vogliamo, degli attacchi del Frost, e serve a colpire immediatamente tutti i nemici che ci sono nei paraggi, quindi è un attacco che colpisce a 360 gradi. I nemici vengono immediatamente congelati tutti quanti, quindi restano bloccati, non è che vanno piano o rallentano, semplicemente vengono bloccati sul posto, quindi sono incapacitati nei movimenti. Vi ricordo che tutti questi attacchi, se vengono correttamente potenziati con le relative mod, quindi tutte quelle mod che riguardano il potenziamento dei vostri poteri, la portata del potere, il consumo del potere, la forza del potere, eccetera, diventano praticamente degli attacchi e delle difese anche micidiali. Quindi ragazzi, questo era il Frost. Vi consiglio caldamente di provarlo, quantomeno come Warframe, perché potrebbe regalarvi parecchie soddisfazioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e o un mi piace, magari tutte e due, che non vi fa mai male. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché non costa niente. Condividete il video dovunque vogliate. E nel frattempo io vi saluto e se beccamo al prossimo video. Bella! Sbarco sopra il palco come Normandia, la mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia, falla nel sistema Requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera, nuova era, fottutamente ostili come Pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena, cambio tema. Indovina chi c'è a cena questa sera.